Grazie Claudio, grazie a voi della vostra attenzione. Quindi adesso tenterò rapidamente di mostrarvi i principali risultati che abbiamo raggiunto conducendo questo caso di studio sul Comune di Roma, un caso di studio previsto da questo progetto LIFE, come già più volte richiamato, e che ci permette di toccare con mano la realtà di Roma Capitale con riferimento ai diversi aspetti. Ovviamente abbiamo capito tutti ormai, insomma dal titolo dell'iniziativa fino agli interventi che mi hanno preceduto, oggi il soggetto di cui si parla è il suolo, questa sottile pelle del pianeta che però è importantissima per tantissime funzioni che ci assicura e una serie di servizi ecosistemici che sono fondamentali per il nostro benessere. La produzione agricola è quello più semplice che ci viene subito in mente, ma i servizi ecosistemici che derivano dalle varie funzioni del suolo sono tantissime e alcune sono state più volte richiamate oggi, quindi si va dalla regolazione del clima alla regolazione di tutti i cicli e processi naturali, quindi il ciclo del carbonio, delle acque, il ciclo dei nutrienti, una funzione di supporto per l'habitat, per la vita, per la nostra vita, ci fornisce materie prime e quant'altro. Quindi tutta una serie di funzioni che il consumo di suolo di fatto fa morire o riduce sostanzialmente. Consumo di suolo che è fondamentalmente un'evoluzione del territorio che progressivamente passa da una situazione di copertura agricola, naturale o seminaturale attraverso una sua progressiva trasformazione e alterazione fino alla realizzazione poi di manufatti, di infrastrutture, di edifici e quant'altro. E quello che noi abbiamo inizialmente fatto è fare una valutazione di quello che è successo nel territorio della nostra capitale negli ultimi anni. In particolare abbiamo approfondito il periodo tra il 2012 e il 2016, ma qui io volevo far parlare un secondo solo alcune immagini di trasformazioni che sono avvenute soltanto tra il 2015 e il 2016. Sono alcuni esempi, le trasformazioni sono molte, stiamo parlando di una velocità di trasformazione soltanto all'interno del Comune di Roma di circa 3 metri quadri al minuto, quindi ogni minuto che passa viene coperto da cemento e asfalto una quantità di 3 metri quadri del nostro territorio. E qui, come potete vedere, insomma, le trasformazioni sono anche in alcuni casi significative e in pochi mesi un suolo viene completamente alterato e trasformato facendogli perdere quel connotato, quelle sue funzioni che abbiamo accennato prima. Questi sono solo alcuni esempi delle tante trasformazioni ovviamente avvenute sul nostro territorio che impattano però profondamente sulle capacità di questo suolo, ad esempio, di gestire e di regolare i cicli naturali. Il ciclo idrologico, lo richiamava prima il nostro capo dipartimento, è l'esempio più evidente, quindi le acque non possono più essere gestite, non si riescono più a infiltrare naturalmente come in un suolo naturale. Basti pensare che in un suolo urbanizzato la quantità di acque che scorre superficialmente può aumentare rispetto a un suolo naturale di 5 o 6 volte. Chiaramente questa quantità di acque è un qualcosa che poi noi ci troveremo a gestire con una serie anche di costi economici, ma così è per tutti i cicli naturali. Il ciclo del carbonio è un altro esempio che volevo fare, che è parimenti importante ed evidente. Quello che è spesso meno conosciuto è che la quantità di carbonio stoccata nel suolo è 3 volte quella in atmosfera. Quando noi consumiamo suolo, questa capacità di stoccare suolo viene persa completamente o quasi completamente e di fatto questo carbonio viene rilasciato in atmosfera. Un'altra conseguenza importante del consumo di suolo è l'aumento della temperatura delle aree urbane, il cosiddetto fenomeno dell'isola di calore. Bene, anche qui i nostri studi dimostrano che un aumento della densità della copertura artificiale produce un aumento importante, significativo, in particolare ovviamente nelle aree, nel periodo estivo, della temperatura media, che ancora una volta ha delle conseguenze, banalmente in termini di maggiori costi energetici, ma non parliamo qui dei costi ad esempio sanitari e sulla salute. Quindi che cosa vogliamo fare con questo progetto? Però vogliamo fare anche un passo in avanti, non vogliamo soltanto fare una fotografia della situazione e di quello che è successo negli ultimi anni, ma vogliamo tentare di costruire uno scenario.
capire che cosa succederà al nostro territorio, partendo da quelle che sono fondamentalmente le previsioni di sviluppo di un territorio dettate dagli strumenti urbanistici, che sono quelli che governano il nostro territorio e la sua evoluzione futura, per fare una valutazione di quali sono poi le conseguenze di queste potenziali e possibili trasformazioni previste. Quindi anche grazie, anzi soprattutto grazie alla collaborazione piena di Roma Capitale, degli assessorati e degli uffici tecnici con cui abbiamo collaborato e che ci hanno ovviamente con cui abbiamo condiviso le banche dati, le informazioni e la metodologia di studio e di lavoro, siamo riusciti a fare uno scenario di Roma al 2030. Come? Fondamentalmente integrando informazioni di varie origini, quindi di origine derivanti dall'osservazione della Terra, in particolare mi riferisco al cosiddetto programma Copernicus, che è un'iniziativa europea che ci rende oggi in grado, ci dà la possibilità oggi di avere un quadro aggiornato settimanalmente del nostro territorio sulla base di dati gratuiti resi disponibili alla collettività. Il lavoro condotto da alcuni anni sulla mappatura del consumo di suolo, che dall'entrata in vigore della legge 132, che istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, attribuisce proprio a questo Sistema Nazionale, ISPRA e agenzie delle regioni e delle province autonome, questo importante ruolo di monitoraggio del territorio. E poi ovviamente le informazioni derivanti dall'attività e dagli strumenti urbanistici di Roma Capitale. Questo ci ha permesso di costruire questo scenario di riferimento per fare questa mappatura e questa valutazione delle conseguenze in termini di servizi ecosistemici. Fondamentalmente abbiamo considerato tre tipologie principali di trasformazione, che sono quelle che vedete qui, quindi tutto quello che in qualche modo rientra dentro le classi cosiddette del fondiario, del piano regolatore, quello derivante dalle nuove infrastrutture stradali e un consumo di suolo previsto all'interno dell'agro romano. Questa non è la totalità delle trasformazioni possibili, perché ad esempio non consideriamo tutta la parte a servizi, infrastrutture tecnologiche e altre trasformazioni, ma sono sicuramente la parte più consistente e comunque ci portano a una stima, quindi in qualche modo comunque cautelativa delle previsioni. Perché l'agro romano? Perché dentro l'agro romano il piano regolatore in realtà lascia aperte molte maglie della trasformazione, di possibili trasformazioni, e qui ovviamente è difficile fare delle previsioni, però attraverso l'analisi del trend degli ultimi anni siamo riusciti anche in questo caso a fare uno scenario di previsione. E questo scenario ci ha portato prima di tutto a fornire delle stime sul consumo di suolo. Quindi il consumo di suolo che nel 2012 copriva circa 31.000 ettari del territorio, che vi ricordo, come richiamava anche il nostro direttore all'inizio, è la quantità di superficie artificiale maggiore tra tutti i comuni d'Italia, quella di Roma. Roma è un comune enorme ovviamente, però abbiamo coperto il 24% del nostro territorio di cemento e asfalto. Soltanto in 4 anni questa superficie è cresciuta di più di 500 ettari, aumentando dell'1,7%. Al 2030 la previsione è che questa superficie crescerà ancora di circa 3.000 ettari, portando a un aumento del 9,3% in termini percentuali e quindi andando a coprire il 26,1% del nostro territorio. Dove avvengono questi cambiamenti? Sulla sinistra vedete dove sono avvenuti i principali cambiamenti tra il 2012 e il 2016, sulla destra vedete i principali cambiamenti previsti tra il 2016 e il 2030. Quindi ovviamente si vede come questa nostra città cresce soprattutto nella fascia di cintura, nell'area periurbana, ma non solo, e seguendo delle direzioni che non sono neanche così tanto preferenziali, quindi in qualche modo manifestando una tendenza alla continua dispersione che è tipica del nostro territorio e che sembrerebbe continuare in questo nostro scenario di trasformazione. Quello che è il punto ulteriore di analisi è proprio quello che abbiamo fatto di sovrapporre questo scenario di trasformazione con quelle che sono le qualità
e le funzioni del suolo e la capacità di questo suolo di fornirci servizi ecosistemici. Quindi attraverso una serie di mappatura di questi servizi è stato possibile vedere dove queste trasformazioni avvenivano, che tipo di servizi e di capacità andavano a intaccare e quindi fare anche una valutazione economica delle conseguenze di queste trasformazioni. Perché? Perché se questi servizi vengono meno, questi servizi che sono di fatto forniti gratuitamente dal suolo a tutti noi e che sono la condizione di base per il nostro, per la nostra vita, per il nostro benessere, benessere fisico, benessere economico, di fatto noi dobbiamo sostituire questi servizi in qualche altra forma e quindi abbiamo dei costi cosiddetti di sostituzione che vanno ad esempio dalla necessità di creare opere per la gestione di quest'acqua in eccesso, di sostituire, di aumentare i costi energetici, di sostituire la produzione agricola attraverso l'acquisizione di altri prodotti in altre aree del territorio e così via. Questo può essere stimato in un costo che è compreso tra i 100 e i 140 milioni di euro l'anno, quindi in media circa 120 milioni di euro l'anno. Che vuol dire milioni di euro l'anno? Vuol dire che in qualche modo questa è una sorta di tassa che tutti noi, direttamente o indirettamente, perché in alcuni casi sono costi diretti, basti pensare ai costi del maggiore consumo energetico, in altri casi sono costi indiretti che magari paghiamo indirettamente tramite la tassazione o tramite delle conseguenze ad esempio sanitarie, no? Quindi il problema del rischio, del maggiore rischio idraulico, del maggiore rischio sanitario dovuto alle ondate di calore, chiaramente sono cose che noi paghiamo in maniera spesso indiretta o attraverso altre forme. Questa è una sorta quindi di tassa che noi ci porteremo dietro perché queste funzioni una volta perse sono perse per sempre o quasi. Nel senso che la storia ci dimostra che dove il suolo è trasformato, quel suolo rimane trasformato di fatto per sempre o comunque per tempi ragionevolmente e significativamente lunghi che sono tali da non permetterci di poter ragionevolmente sperare di riutilizzare quelle stesse funzioni ormai perse in futuro. E quindi questa è una sorta di tassa sul nostro futuro e sul futuro di tutti noi, che noi ci troveremo a pagare. Una vera e propria torta che ormai ci siamo mangiati e che stiamo finendo e che se non in qualche modo non ci rendiamo consapevoli tutti noi di quello che stiamo facendo, probabilmente ci troveremo ad affrontare il problema quando sarà troppo tardi, se non lo è già troppo tardi. E quindi qual è lo scopo di questo progetto? È quello di rendere consapevoli le amministrazioni, ma soprattutto tutti i cittadini, tutti noi, che probabilmente è urgente intervenire per quantomeno contenere questa espansione delle aree artificiali sul nostro territorio, che ha delle conseguenze che spesso tutti noi non teniamo nella giusta considerazione, non consideriamo quando pensiamo di consumare un suolo che per sé è una risorsa naturale non rinnovabile e questa trasformazione è di fatto irreversibile. Quindi io chiudo la mia breve presentazione ringraziando ovviamente tutti voi, ma ringraziando il Comune di Roma, Roma Capitale, che ci ha supportato e ci ha aiutato in questo studio e con cui abbiamo intenzione e abbiamo già avviato tutta una serie di altre attività anche nei prossimi anni, anche all'interno del programma statistico nazionale, ad esempio, di altri progetti che ci vedranno sicuramente coinvolti. Chiaramente voglio ringraziare anche gli altri partner del progetto, la città metropolitana di Torino in primis, che ha il coordinamento del progetto e che in particolare Andrea Ballocca, che farà poi la presentazione dopo di me con una dimostrazione di questo simulatore che sarà per l'appunto reso disponibile a tutti. E poi in ultimo, ma non ultimo, ovviamente tutti i colleghi che hanno collaborato e che collaborano quotidianamente in questa e tante altre attività che, devo dire, non si tirano mai indietro anche a lavorare in situazioni di difficoltà, anche fuori dell'orario di lavoro, fine settimana, eccetera. Quindi un grazie sentito a tutti. Grazie. Grazie all'ingegner Munafò per questa interessante esposizione sulle problematiche indotte proprio dal consumo del suolo. Io mi rallaccio a quanto detto dal collega nella parte finale del suo intervento sulla
l'importanza di ridurre quanto più possibile la perdita del suolo, perché una volta eliminato il suolo, non è poi facile, se non impossibile, ripristinarlo nelle sue condizioni naturali solo togliendo o l'asfalto o il cemento, perché il suolo inteso come tale ha uno spessore che può andare da pochi centimetri fino a più di un metro, e la natura ci mette migliaia di anni per formarlo. Quindi una volta decorticata la parte superiore della terra, non è poi semplice ripristinare le condizioni ambientali di partenza solo togliendo ciò che gli è stato posto sopra. Quindi è sempre importantissimo fare una valutazione corretta degli eventuali danni collaterali che possono avvenire quando il suolo viene praticamente tolto o coperto e quindi distrutto.